Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Assassin's Creed Odyssey. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Occhio che qua si stanno a battaglia. Ferma, aspetta. Ci stavamo avvicinando ad Atene per la missione principale. Però un attimino vorrei... Aspetta, frena, rallenta. Fagli sfogare questi che... No, non ci mettete in mezzo per piacere, che noi non c'entriamo niente. Aspetta, damose un attimo, che questi si stanno a sfondare. Scusate, comunque ragazzi, come detto, riprendiamo dall'ultimo episodio. Anzi, in realtà nel frattempo c'è stata una live che potete trovare sul secondo canale. Credo di avervela riportata già oggi, l'abbiamo fatta ieri, dove mi sono fatto un po' di missioni secondarie. Pronti agli archi! Scusa, se c'è tamponano, mica ci stiamo qua zitti. Vabbè, lì non va allargate. Comunque, facciamo un sunto. Eravamo stati lì nell'isola di Andro, dove ci aveva detto che potevamo potenziare la lancia che avevamo già visto lì in quella specie di altare. Per potenziarla dobbiamo avere quella specie di triangolini che avevano questi qui della setta di Cosmos. Quindi in live ieri ci siamo ammazzati qualcuno di questi. Uno l'avevo ammazzato già direttamente io. Magari qualcuno ce lo vediamo anche in video. In realtà l'avevo fatto in video il primo, solo che non mi ero accorto che si era scollegato il microfono. Quindi l'ultima parte dell'episodio di ieri praticamente era mutata. L'ho detto vabbè, tagliamo e facciamo un sunto. Praticamente cosa avevo fatto? Vabbè, avevo ammazzato uno di questi. Non mi ricordo se questo qui, se non sbaglio. E niente, praticamente è come un assalto ai classici, classici forti, accampamenti nemici. E in più c'è questo personaggio qui che va semplicemente ucciso. Ti lascia quel triangolino più alcune cose eventualmente che ti possono essere utili. E di conseguenza adesso noi abbiamo la possibilità di andare a migliorare la nostra lancia. Lo possiamo vedere qui nelle abilità. Vedete, il potenziamento è disponibile, quindi adesso ci andiamo. In più ho livellato un pochino, cioè abbiamo fatto due livelli, non l'ho messi ancora, quindi aspettavo di fare l'episodio ufficiale tra virgolette, e ero un po' indeciso in realtà su cosa poter sbloccare qui, perché effettivamente c'è parecchia roba interessante. Una cosa molto utile sarebbe anche questa per lo scudo, in modo tale da poter spezzare tutti gli scudi, perché ce ne sono alcuni veramente tosti. Quindi diciamo che questo ce lo sblocchiamo. E un altro che vorrei sbloccare, non so se è questo. No, richiede livello 16, quindi per il momento non si può fare. Questi l'abbiamo tolti. Questo sì, lo stiamo usando e ci potrebbe anche stare. Oppure andiamo direttamente con questi qui che utilizziamo spesso e volentieri. Guarda, direi proprio di sì. Andiamo con questo. E richiede lancia di livello 5. Vabbè, poi lo andiamo a potenziare. Altra cosa, ho migliorato anche io qualcosa, ragazzi, me la faccio off screen o in live, perché come detto il gioco è veramente molto ma molto complesso, molto ma molto lungo. Quindi alcune cose per forza di cose off screen o in live. Quindi seguitemi su Twitch. Vabbè, abbiamo trovato un po' di robe varie. L'unica cosa che vi dico è che ho migliorato la spada di Nicolao. Adesso fa 282 di danno. E ho migliorato anche l'elmo del lupo, che adesso ci dà un po' più di protezione ai fabbri, direttamente dal fabbro. Per quanto riguarda invece le missioni, come detto, adesso un obiettivo è quello di andare, come detto, ad Atene. Le missioni principali ci sono quello della setta, di eliminare tutti i vari soggettoni lì. Poi c'è quello di migliorare la lancia e quello di andare ad Atene. Ora ci siamo spostati qui verso Atene, però lascerei la barca qui e mi teletrasporterei direttamente alla Forgia Antica, così poi abbiamo un teletrasporto veloce. Quindi io ogni tanto vi farò dei sunti. Come detto, sul secondo canale trovate già un paio di live di Assassin's Creed, di cui l'ultima che vi ho postato oggi, presumo, era appunto tra l'episodio di ieri e questo di oggi. Quindi ci siamo fatti un po' di missioni secondarie per, come detto, livellare un pochino, perché adesso, come state notando, le missioni principali sono di livello un po' più alto rispetto al nostro, perché Atene, la zona di Atene è tra il livello 15 e il livello 19. Noi siamo a livello 14 e quindi c'era la... Ah, ok, stavamo sotto la sabbia. Ci siamo buggati male. Ah no, ok, si è arrivato.
E quindi c'è la necessità, naturalmente, di fare missioni secondarie, compiti secondari che per il momento nell'episodio classico, in questi episodi, abbiamo visto un pochino, però poi alla lunga penso che li andrò a fare in live per non rendere, cioè, se no la serie dura 300 episodi, quindi già così è piuttosto lunga come cosa, quindi quelle ce le facciamo in live. Quindi mi raccomando, seguitemi su Twitch. Al momento le live le sto facendo un po' random perché ho un po' di problemi di connessione nella maggior parte la sera, quando magari c'è più, se tasate più la linea, perché sennò prima la sera stavamo in live in tranquillità. Adesso mi devo un attimino regolare. Creazione attivata. Sincronizzazione, ritrasmissione, cronicità. Contatto. Ok, quindi la lancia adesso l'abbiamo migliorata. Potenzia la lancia, missione compiuta. Ok. Lancia potenziata, fatemi vedere perché vorrei controllare se sa mai che posso fare un altro potenziale. Non credo in realtà, nuova missione, potenzia la lancia, vabbè. Raccogli i frammenti di manufatto. 7? Oddio, mi pare un po' esagerato. Raccogli i frammenti di manufatti. L'unico frammenti di manufatti di tutti i membri della set. Vabbè, allora dobbiamo fare una strage. Al momento non ce n'abbiamo neanche uno, quindi niente. Vabbè, proseguiamo allora con la missione, questa qui di raggiungere Atene. Come detto, livello richiesto 15. Noi siamo al 14, quindi probabilmente ci faranno abbastanza male. Però ci proviamo. Ci proviamo. Mi ariteletrasporto qua e andiamo ad Atene. Qua si stanno massacrando malissimo. Nella live, la prima parte della live, stavamo andando un po' in mare, ma ci hanno I rimatori non ce la fanno devastato. più, comandante. Ho capito, che dobbiamo fare? Ah, un'altra cosa anche che non vi avevo detto è che ho Lontani, assoldato un po' vicini. di gente. Ora ce ne abbiamo due direttamente sulla nave, però in giro, sia per le missioni secondarie, tipo Odessa, quella che avevamo visto là, coso di Ulisse, se non sbaglio. In più, questo luogotenente, in realtà ne avevo raccattati altri. Qua ce ne abbiamo diversi, quindi per il momento li teniamo. Poi un po' li possiamo iniziare anche a defenestrare. Un paio l'ho reclutato da missioni secondarie, altri da battaglie. Quando sarai pronto, raggiungimi alla Pnice, ad Atene. Come detto, questa zona è abbastanza ostica, perché è livello tra 15 e 19. Però proviamo ad arrivarci, cioè se nessuno ci ammazza male ci si potrebbe anche provare. L'obiettivo non me lo dai sulla mappa, maledetto. Ah no, eccolo là, lo stavo a vedere sopra sulla barretta nord, sud, ovest, est, ma stava a fargli 883. Eccolo. Venga qui. Mi Comandante. scusi. Venga Avanti. qui. Che ci dobbiamo fare un po' di strada. Quindi ci serve un attimo un passaggio. E io, ragazzi, in realtà per questa serie sono anche indeciso, perché molti mi dicono di far vedere tutto, tra virgolette, tante cose, gli spostamenti, eccetera. Io però sono anche combattuto dal fatto che comunque, Forza. mamma mia, che Andiamo spettacolo. adesso. Vabbè, qua iniziamo anche a vedere zone. Questa è zona ateniese, quindi occhio. Cioè, occhio, vabbè, noi per il momento ci siamo schierati con gli spartani dall'altra parte. E lo stavamo facendo anche. Atene è bellissima, comunque. Atene, vediamo cosa ha in serbo per me questa città. Tanto dei cani che ci inseguono, poi. Naturalmente. Oh, scusate, scusate. Allora, se troviamo un punto, penso qui sopra, per sincronizzarci, così se dobbiamo fare degli spostamenti, se no ogni volta mi ritrovo a dovermi fare
chilometri e chilometri a piedi o in navigazione. Vabbè, ci facciamo un attimo anche questa cosa. Questa magari ce la vediamo, perché come detto qualcosina ve la posso tagliare, però è giusto anche ammirare i paesaggi, le città, i luoghi. Santuario dell'Acropoli di questo Assassin's Creed Odyssey, perché sono fatti veramente molto bene, molto bene. Allora, scusate, dai, uccidi il capitano e raccogli il tesoro. Ecco, se me li segna così significa che sono di un livello devastante e di conseguenza la vedo un po' male. Vabbè, comunque. Andiamo di arrampicarci in modo abusivissimo qui sopra. Che facciamo prima? Oppela. Ah, proprio capoccione. La famosa Acropoli. Una testimonianza dell'abilità e della maestria umana. Guardate. Che spettacolo. Oppela. Beh, qua ci sarà una bella visuale sicuramente. A parte che ci applichiamo sulle chiappe di Atena. Però aspetta. È Atena? Penso di sì. Oddio, sapete? Presumo. Ma direi di sì, direi di sì. Bellissima, bellissima. Ora spiccioniamo un attimino. Tacchete. Ok, salve. Salve, signori. Allora, qui stanno lavorando presumibilmente il marmo. Non ci facciamo male. Potevamo usare anche quella linea teorica, però ormai. Uppela. Facciamo un po' di parkour. Così, come detto, ci godiamo un pochino la città. Diamo un'occhiatina. Magari scopre anche qualche. Dai, che qua ce la fa. Dove Kaiser vai? Cosa che missioni secondarie eccetera. Si è storpiato un attimo, mi sa. Mi sta garbando questa serie, eh? Per il momento a me sta infognando questo Odyssey. Come detto, però ci sono così tante cose da fare, che sembrano troppe. Sono veramente mille mila. Soprattutto perché bisogna anche livellare. Questa è una cosa che noi in realtà abbiamo fatto un po' pochino. Cioè, ci siamo fatti ste live, però si dovrebbe fare 4 ore di live al giorno per fare solo missioni principali poi nell'episodio. Però vediamo un po'. Gli spartani si avvicinano alle nostre mura, ma dobbiamo restare uniti per la gloria di Atene. Per la tua gloria. Amici, amici, vi prego. Solamente perché gli spartani sono alle porte non significa che dobbiamo comportarci come loro. Un buon raccolto. Peccato che gli spartani abbiano bruciato i nostri campi. Il Partenone è glorioso, Pericle, ma a quale prezzo? Quante triremi avremmo potuto costruire al suo posto? Non dobbiamo dividerci! Siamo già divisi e gli spartani stanno vincendo! Agisci, Pericle, o lo farò io! Oh, bene. Sei qui. È peggio di quanto pensassi. Cleone ha fomentato il popolo. Dobbiamo andare. Dove andiamo? Da Pericle. Ma
Pericle, padre della democrazia. Tra l'altro anche il boss da zona, come vedete, aligoncina viola. Indietro! Non è una minaccia per Pericle, te l'assicuro. Ah, Erodoto. Va bene, lasciali passare. È bello rivederti, Pericle. Anche ma le perline in testa ce l'avevamo pure prima. Vorrei solo che le circostanze fossero migliori. E lui chi è? Alexios. Benvenuto, Alexios. Qual è la tua prima impressione di Atene? Molto bella, molto bella. Non hai niente da dire. Ok. non c'è molto bella, quindi no. Qualcuno sosterrebbe che il silenzio è più eloquente di mille parole. Bravo, la bravo, vedi che sei saggio. La risposta che vuole, come farebbe un cane con l'osso. Accontentiamo tutti e non scontentiamo nessuno. Dobbiamo parlargli in privato. Scegliere il momento giusto. Bene. Siamo qui per affari urgenti. Come tutti, del resto. Potrei aver detto ad Alexios che lo inviterei al suo simposio. Vuoi che escluda gli ateniesi e che inviti uno straniero al loro posto? Hai sentito la folla. Non le serve un'altra ragione per odiarmi. Se lavorassi per te, forse potrebbe essere scambiato per un servitore. Io non servo nessuno. Ecco. Alexios, tua madre non serve. Se vuoi qualcosa, devi interpretare un ruolo. Questo è divino. Dimmi, cosa vorresti esattamente? Vabbè, andiamo al punto. Cerco una donna molto importante per me. Erodoto sostiene che ai simposi si possano ottenere informazioni preziose. Ha ragione. Puoi partecipare al simposio, ma non ti prometto che troverai le informazioni che cerchi. Dimmi solo cosa devo fare. Prima di tutto cerca il mio collega, Metioco. Dovevo incontrarlo oggi e non è da lui mancare a un appuntamento. D'accordo. Il mio amico Filia deve essere scortato fuori da Atene il prima possibile. Qualcos'altro? Sì. Un voto di ostracismo potrebbe aver bisogno della tua influenza. Metioco. Chiediamo un po' di info, come sempre. Perché ci serve, visto che abbiamo messo la modalità esplorazione anche. Filia, il famoso scultore. Cosa ha fatto esattamente? È accusato di diversi crimini e attende un processo. Lo troverai al suo laboratorio sotto stretta sorveglianza. Ostracismo? Forse il termine esilio ti è più familiare. Qui ad Atene votiamo signor per Antone, decidere vabbè. Chi tra due persone debba andarsene. I due sono il filosofo Anassagora e un altro uomo accusato anch'egli di blasfemia. Un mio contatto all'Agora ti darà i dettagli. Va bene, ci penso io. Mi aspetto discrezione. L'unica cosa che mi dà dei dubbi è il fatto che noi siamo di livello più basso, quindi ce la potremo fare. Ma una promessa è già qualcosa. In caso di scontri. Anche se temo che chiederà l'opinione di Aspasia. Io andrò al simposio. Allora, capi della nazione, ok. Completa l'incambio di ricche ricompense. Benvenuto ad Atene, nuove missioni multiple accettate. Qua dobbiamo un attimo iniziare a organizzarci allora. Andiamo a vedere queste missioni perché abbiamo, vabbè, a parte potenziare la lancia che adesso la schippiamo un attimo. Fuga ad Atene. Abbiamo Pericle fece il nome di un collega, Metioco, che non si era presentato a un appuntamento. Doveva trovarlo per accedere al simposio. Poi abbiamo missione di Sba, converrebbe forse. Vediamo anche un attimo questione di. Dai, facciamo prima questo qua. Che si trova lì sotto, ok? Poi, come detto, magari nelle live ci facciamo qualche missione secondaria. Io poi, come... Ma signora!
Ma scusi, la signora si è suicidata nella lampada. Vabbè, ma sei una cogliona. Cioè, capita pure a noi. E magari se non avessimo la nostra armatura, saremmo morti chissà quante volte. Però mi scusi, la signora che si dà fuoco pare brutto. Vabbè, comunque ci facciamo un giro tra la zona, presumo, popolare di Atene. Aspetta, stiamo a casa della gente, classiche catene. Giustamente molto greche, molto ateniesi, questo azzurro più bianco. Tac, stanno in villeggiatura qua. Allora, vabbè, comunque andiamo dal... Ma che poi ci ha detto che è tenuto sotto controllo. Io posso entrare o mi spaccano il culo? Capiamolo, prima di tutto. No, non vorrei che entriamo così con nonchalance e poi c'è massacrano de botte. Cosa facilissima, visto Alt, come detto. Ecco. Non puoi proseguire oltre. Non si vedono spesso molte guardie fuori dai laboratori degli artisti. Eseguo solo ordini. E finché non ne ricevo di nuovi, nessuno entra o esce. Fatti da parte. È importante. Anche il mio lavoro lo è. Parlerai con Fidia dopo il processo, se gli verrà risparmiata la vita. Aspetta. Dai, proviamo, attenzione. Aspetta. È da tanto che io e Fidia non ci vediamo. Non so se mi spiego. Capisci cosa? Dico, okay. Che capisci tu a me? Che è l'ultima volta prima del processo. È praticamente spacciato. Hai visto? Lascia fare. Solo non dire che nessuno. Fa pure occhiolino. Mi raccomando, certo. Oh, in un modo o nell'altro qua bisogna entrare. Cazzo. Nella bottega, dico. Non travisate. Allora, che possiamo pure... Vabbè, non gli rubiamo niente a sto povero figlio. Aspetta, no? Devo salire da... Guarda, famo... Così che forse... Salve! Salve! No, no. Non so, ma la guardia... Dice che sei praticamente mia moglie. Un po' bruttina, però, eh. Va bene uguale? Vabbè. Ah, mi dispiace. Come hai fatto a oltrepassare la guardia? Ma nessuno lascia fare. Ma io ho un certo fascino. Sia lodata Atena. Sapevo che mi avrebbe aiutato. Temevo che avessero mandato qualcuno a cercarmi. In un certo senso sì, però... Mi manda per portarti via da Atene. Allora sa del complotto. Intendi il processo? Da quel che ho sentito non hai speranze. Bah, la gente mi adora. Io sono Fidia. Parlo di altre persone. Guarda. Malaka. Non è dal processo che Pericle vuole proteggerti. Questi sono ordini per ucciderti. Chi li ha scritti? Ci ha preso per culo, Pericle. Non so di chi fidarmi. Sono solo un artista. Volevo solo creare. Ti prego, cosa devo fare? Innanzitutto, datti un contegno. Sei sotto processo. Il popolo è contro di te. E ora scopro che la setta vuole ucciderti. Ti ho detto di darti un contegno. Sì, ma non urlate, certo. Che quello. Comunque, chiediamo. Leone dice che sprechi le dracme del popolo. Se potesse, gli darebbe la tua testa. Che Leone ha parlato di me. Pericle sarà addolorato. Prima blasfemia, ora furto. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per questa città. Tu e Pericle sembrate amici. È l'amore per Atene che ci accomuna. Le differenze tra noi ci hanno portato alla grandezza. Questa è vera amicizia. Vabbè, comunque dobbiamo ci dobbiamo andare. Un attimo da idea di dove posso spostarti. A sud di Atene c'è un'isola di nome Serifo. Lì abita il mio amico Teras. Quando ho scoperto il complotto contro di me, l'ho avvertito. Se c'è qualcuno che può aiutarci, è lui. Bene. Se hai indizi sull'identità dei membri della setta, li voglio. Sì, sì. Che ci può cosa. Essere utile. Guardi. Aia. Le distraggo mentre sgusci via. Vediamoci stanotte per salpare verso Serifo. Non mostrare il tuo volto finché non mi vedrai ai moli. Sì, capisco.
Non avrai pensato di poter andare e venire come ti pare, vero? Dove sei? Questi ci spaccano il culo, ma... No, dove cazzo vai? Ma di brutto. Allora, da qua sopra non possiamo uscire, quindi... Per forza di cose... Dobbiamo fare un assalto dall'alto. Lo so, come detto, ragazzi, sono il livello più alto del nostro, quindi... Oppela. È un attimo più complicata la situazione. Però, avendo migliorato un po' anche l'arma, qualcosina in più riusciamo a fare. Perché ieri in live veramente ci massacravano male. Poi quando ho migliorato la lama un pochino, siamo riusciti a organizzarci meglio. Senta, il cavallo ce l'abbiamo qua, perché sennò a piedi, vabbè che so pochi metri, però... Pochi metri qua, pochi metri là, famolo... Attenzione con leggiadria! Scusi, andiamo, Phobos, dai! Spostatevi, attenzione, si può? Che sta a fare il vigile? Attenzione ai polli, scusate, permesso, permesso, aia, scusate. Abbiamo fretta. Salve. Andiamo, va. Attenzione. Tra l'altro, aspettate, perché se c'è un'altra zona di teletrasporto... teletrasporto nel senso... Punti di osservazione, noi ce li raccattiamo. Eh sì, perché ragazzi è sempre meglio avere più punti di respawn eventualmente. Oltre al fatto che comunque ci aumenta anche il nostro piccione, quindi... qua le zone quando iniziano ad essere più popolose, più importanti, rallenta un pochino il gioco. Se ve lo state chiedendo, siamo su PlayStation 4 Pro, ma già l'avevo detto, anche perché siamo in 4K per forza de cose. Era la versione Pro, meno che, vabbè, non sia Xbox One X o PC, però no, siamo su PC. Si vede dai tastini. Comunque, arrampichiamoci. Scusate. Io vado un attimino in cima al tempio, che sono bellissime. Occhio, ando da tappendi qua, che... Ok, vai sopra la capoccia, tac. Tempio di Asclepio, si chiama così, cioè si pronuncia così. Non abbiate pazienza per le pronunce. Va bene, andiamo al porto, che ci abbiamo parcheggiato la nostra fuori serie. Presumo sia la nostra che ci ha raggiunto lì. Attenzione. Oh, la signora investita, mi scusi, ma si è messa sotto i tacchetti, non è colpa nostra. Attenzione al mercato qui al porto. Attenzione, occhio. Eccoci qua. Là. A posto. Dove sta imboscato? Lo devo aspettare qua? Meditazione sì, perché dobbiamo aspettarlo fino a sera. No, aspetta, devo tenere. Forse figlia sarà arrivato quando avrò finito. Meditiamo. È la prima volta, tra l'altro, che meditiamo. Non abbiamo mai dovuto far scorrere il tempo per ora. Era sempre tutto... Dai e vai. Bene, ce l'hai fatta. Cominciamo a preoccuparmi. Te l'ho detto che ti avrei portato via qua da te. Oggi, in realtà. Non mentivi. Il tuo amico è affidabile? Io e Teras siamo amici da molto tempo. Gli ho inviato un messaggio con scritto dove incontrarci. Allora perdere andiamo. Tempo causerà solo guai. Andiamo a Serifo finché possiamo.
Guardali qua come stanno. Signori! Vabbè che pure è notte, stiamo a romper cazzo, però. Siete pronti? Che qua si salpa. Vai. Dai, datevi una mossa. Certo. Aspetta, però fammi vedere la strada che dobbiamo fare, perché sennò qua rimaniamo inceppati. Dov'è che dobbiamo... proprio milioni di chilometri. Qua dobbiamo farci questa strada e poi vabbè, tutto verso sud, diciamo così. Lo vedi quel vulcano? È difficile non notarlo. Alcuni dicono che sotto ci sia un ingresso per l'oltretomba. E si accede tuffandocisi dentro? Questo è lo spirito. Conobbi un coraggioso arcadiano che ebbe la stessa idea. Che fine ha fatto? Il calore delle fiamme lo incenerì prima che arrivasse a metà del tragitto. Immagino che alcuni misteri debbano rimanere tali. Aspetta però, perché mo mi hai fatto venire la curiosità. Scusa. Aspetta. Signori, scusate, mo ci ha parlato di questo. Occhio. Beccala bene. Dai. Ok. Scusate, ma ci aveva messo la curiosità, non so voi. Che poi in realtà è effettivamente un po'... però la percezione di Caro migliorata. Vabbè, ci possiamo buttare? Occhio, una bruttissima fi... ma si è buttato proprio... profondità della forgia. E poi se magari c'è qualcosa... no, niente. Era solo... no, però aspetta. Per gli dei che cada. Oh, bellissimo. Ce la facciamo ad arrivare là senza morire? C'è anche una statua, tra l'altro. Ma come uccidi? Ma che c'è, sta pure gente? Sì. È nemico quello? Sì, cazzo, è anche di livello abnorme, però. Ok, possiamo anche sfruttare questi. Però vorrei capire questo di che livello è, scusa. Gente esperta. Non posso rischiare qui. Aia. Allora aspetta, qua dobbiamo fare una cosa tecnico-tattica, tipo. Ok. No, non funziona. Aia. Madonna. Buttalo sotto. Questi ci devastano mai. E questo non è neanche il capo della zona. Ma che stai fuori? No, vabbè, se può fare. Qua ci torniamo eventualmente un'altra volta. Vai che ne è successo niente. Prendi il tesoro. Damose, livello 21. Bene, così. E... bene, se damo. Dove si esce? Scusi, devo... Vado via. Non vi preoccupate. So che il livello è un attimino altino, ma in qualche modo ormai ci siamo buttati là, quindi... ci dobbiamo dare alla fuga. Comunque sono più o meno di livello 22... barra anche di più. Ecco. Quindi della serie o corriamo o ci devastano l'anima. Certo, il problema non è solo correre, è anche capire... cazzo. Dove correre? Scusate, l'uscita. Io vi ringrazio per l'ospitalità, ma arrivati a sto punto Me darei un attimo. Eccoci arrivati. Guarda come cantano, dai, sono troppo sportiveggianti questi del...
Eccoci, ok. Dell'equipaggio, grandi. Ci avranno quanti barilotti di rum? Tanti, sicuramente tanti. Comunque, vabbè, vediamo di scaricare sto tipo e poi vediamo un attimino. Allora, tempisticamente non lo so perché avrò fatto un po' di tagli qua e là, i vari spostamenti, quanto sarà uscito il video, quindi ce ne possono essere di un po' più lunghi, un po' più brevi, perché poi, come detto, vedo un po' i tempi di registrazione, ma magari con i tagli esce più breve. Lieto di vederti, Teras. E come puoi notare, non sono solo. Ah, sì, l'eroe Salve. Gentile e premuroso di cui parlavi nella lettera. Addirittura, già arrivata la lettera. Sono vabbè, felice comunque. Che Fidia sia al sicuro. Per diciamo ricompensarti... Ecco delle informazioni su un uomo di nome Brisone che complottava per uccidere Fidia. Spero Grande. Che siano utili. Sarà Sono. Uno della Seth, cioè sicuramente. Porta i miei ringraziamenti a Pericle. E fai attenzione. Sono ancora convinto che molti siano in pericolo ad Atene. Vabbè, noi piano piano cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci ha dato anche un bell'arco di livello 15. Sembra che lo possiamo usare, quindi che abbiamo livellato. Vediamo. Tacchete. Tacchete ci sta, il tacchete è la finezza. Allora, farei anche una cosa. Visto che siamo arrivati in questa zona, direi, noi per tornare ad Atene ci possiamo teletrasportare. Però poi qua, vabbè che ce lasciamo a barca. Ma visto che siamo anche qui, ragazzi, mi sembra anche il caso di... Aspetta, che livello è? Questa isoletta... In realtà non ce lo dice, però ci sono un po' di missioni secondarie, ma cosa ancora più importante c'è, come sempre, un punto di osservazione. Poi, vabbè, ci sono veramente mille missioni, non so, ve lo sto dicendo, però ogni volta che sbarchiamo da qualche parte ci stanno un quantitativo di missioni. Che fan ce la fai? Vabbè, facciamo il giro. Un quantitativo di missioni che ti fanno pensare, ok, se volessi fare tutto qua, cioè... Ci vogliono 200 ore di gioco. E quindi per forza di cose un po' di live ce le facciamo. Mi raccomando voi ragazzi, seguite anche le altre serie che sono in corso sul canale. Pare brutto, dite? Che ce frega. Poi livelliamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Però al momento sincronizziamo prima la nostra posizione sul tempio di Atena. Anche se questa è zona spartana, quindi però ci sta, eh. Ci sta. Ade Atena è la Dea Atena. Ok, quindi qualora poi volessimo ritornare qui, ci abbiamo il nostro punto di teletrasporto. Ora, il fatto è che io, onestamente, la barca te la lascio qua e mi teletrasporto di nuovo ad Atene, se no veramente... Facciamo notte. Però prima di tutto vorrei andare a vedere. La setta ci ha dato informazioni su questo tipo qui. Che dov'è che si trova? Giuro sulla mia stessa vita e sulle vite che prenderò, non deluderò mai più Cosmos. Brisone. Il fatto è che è di livello 17. Quindi allo stato attuale non credo che riusciamo a fare granché. Ce n'è un altro qui in mare che in realtà avevamo provato ad attaccare quando eravamo con la barca. Però ci ha devastato un attimo l'anima. E vabbè. Noi... Scusate, se vogliamo... Fare una cosa... No, toglimi questo... Dopo. Scusate. Abbiamo questa missione qui. Spero che non poteva fare altro che obbedire. Vabbè. Facciamo anche questo. Sulla mappa si trova esattamente lì sopra. Quindi adesso ci teletrasportiamo qui. E poi mettiamo anche il punto abilità e vediamo anche a livello di equipaggiamento come siamo messi. Ok, allora ci stiamo avvicinando al contatto di Pericle e come vi dicevo, prima di tutto andiamo a mettere un altro punto abilità. Ti affidate pulita aumento del danno guerriero. Il fatto è che questi li dobbiamo poi mettere come bonus o è... Beh,
vorrei anche capire se, perché vedete, ce ne sono alcuni che aggiunge qui e altri che invece sono passivi. Io credo che quelli che vada ad aggiungere qui siano quelli con, vedete, nel bordo, oltre il cerchio, ci sono quelle freccine. O sono quelli che abbiamo... No, penso che siano... Quelli passivi, invece... Hanno semplicemente il cerchio non bordato come questo, vedete? Credo, credo. Nel dubbio, proviamo questo. Ok, perfetto, non ce lo vado ad aggiungere ai vari bonus, perché se no devo togliere un bonus, ma al momento quelli che abbiamo sono tutti piuttosto interessanti. E andiamo a vedere qui. Ah, possiamo mettere un'altra arma. Aspettate allora, prima fatemi vedere qua cosa ci ha sbloccato. Ok, questa. E come altra arma... no, vorrei un attimo capire com'è che funziona sta cosa. Perché se mettiamo due spade magari è anche un po' più veloce negli attacchi, per quanto la daga sia abbastanza... 2.39, 2.39 anche questo, però la daga è più veloce. Vabbè, poi proviamo un attimo. E mentre per l'arco ci ha sbloccato questo che fa più 30 di danno, più 7 danno cacciatore, più 4 velocità caricamento arco. Più 4 velocità caricamento, più danno, abilità, tiro di predatore, che non, in realtà non lo stiamo utilizzando più di tanto. 4 velocità caricamento. Però fa più 30 di danno, quindi tutto sommato ci può stare, ci può stare. Mentre qui abbiamo sbloccato, vabbè, quelli là che ci siamo rubati da 21, ma al momento non possiamo ancora utilizzarli. Vorrei un attimino capire, quindi a questo punto, senza ammazzare nessuno. Ok, quindi da sciabolate a destra e a manca, che è una cosa, direi, piuttosto utile. Va bene, va bene. Almeno con la daga, che è anche abbastanza veloce, riusciamo a fare buoni attacchi. Parliamo con... a livello di velocità, dico, che non è da sottovalutare come cosa. Vediamo se riusciamo a farci anche questa missione. E poi, ma probabilmente ci salutiamo. Probabilmente. Comunque, com'è che si vedono allora questi 4K? Sì. Mi garbano. Mi ha parlato del voto per l'ostracismo, ma non mi ha detto che cosa devo fare. Ovviamente, per quello ci sono io. Se qualcuno viene esiliato, può tornare. Se lo fa, viene punito. Cosa deve fare una persona per essere ostracizzata? Deve essere percepita come una minaccia per la città o per il popolo. A quel punto si vota. Qualcuno è stato ostracizzato solo perché è meno amato rispetto alla persona che ostacolava. Qual è il mio ruolo? La votazione è già avvenuta. Non resta molto tempo prima del conteggio. Prendi gli ostraca in questa borsa e scambiali con quelli sorvegliati. Ah, freghiamo le votazioni proprio, eh. È Pericle a volerlo. È di certo alle sue ragioni. Portami la borsa che troverai nella stanza. Mi occuperò del resto. Nessuno mi vedrà entrare o uscire. Resta qui. Ok, va bene, dai, dobbiamo... taroccare le votazioni. Ora nessuno mi vedrà entrare e uscire. La vedo un po' difficile, però. Non si direbbe che un esercito di spartani assedi la città. Poi, come detto, nelle varie zone dobbiamo anche decidere, perché non dobbiamo per forza metterci in ogni zona, che ne so, per forza. Devo allora, fare aspetta molta attenzione perché... in quest'area. Dicevo, non per forza dobbiamo essere sempre dalla parte degli spartani o viceversa, possiamo... Aia, questi ci devastano l'anima. Allora, in linea teorica non dovremmo farci beccare, per quanto eliminare questi potrebbe abbassare anche il livello di resistenza della zona. Certo, non so se sia il caso farlo adesso, perché effettivamente siamo di livello pelo pelo con questi qui. Allora, ci dovrebbe essere comunque un altro
Eccolo qua il tesoro. Vabbè, noi dovremmo semplicemente taroccare le votazioni lì, però. Allora, vabbè, ho liberato un po' la zona, nel senso che è scattata la rissa clamorosa. Adesso c'è anche uno che ci dà la caccia qua, vabbè. E anche per quanto riguarda questi qui, ragazzi, che i cacciatori di taglie. Aspetta. Io li sto ammazzando spesso, anche se si possono evitare. Perché? Perché vedete che c'è una pagina dedicata ai cacciatori di taglie, quindi sta a significare che penso che ci sia anche un trofeo dedicato. Ah, ma perché nessuno, scusa. Mi dispiace, signori, ma fa troppa spiritosa. Occhio che è arrivato pure quest'altro. E vabbè, pure il cavallo. Allora ditelo. Aia. Comunque resiste. Credi di essere in grado di sfidare? Molto, direi. Aspetta, signora. Scusi, ma noi siamo spartani. Qua il cacchio è dalla nostra parte. Dove sta? Vabbè, tutte devi togliere i coglioni nel caso. Aia. Aspetta che mi curo un attimino. Merda. Scusi, aspetta, togli lo scudo a sto rincoglionino qua che. Aspetta, signora. Allora, se ne sta approfittando anche un po' troppo, eh. Glielo dico. Glielo dico. Se sta allargà. Cos'ha? Gli strani poteri, tu non. Aia. Vabbè, ma si è allarmato il mondo qua. Uppela, si fa una strage, eh. Occhio. Hai ammazzato l'amico tuo, però, eh. Aspetta, dammi un attimo. Ma perché sta arrivando gente a caso? Ma anche la signora del mercato. Ma scusi, che cazzo c'entra? Ma signora, per favore, ma che è la mamma di qualcuno qua? Ma scusi, mi spiace, signora, ma lei si insinua. Oppela. Scattato una rissa epocale. E basta. Fatemi rubare almeno. Ah, conferma uccisione, vabbè, sì. Un attimo, signori, arrivo subito. Stiamo creando del panico qui ad Atene, ma. Ok. E quindi vi dicevo, per quanto riguarda l'uccisione di questi mercenari, è una cosa. Aia. Che penso ci possa certo, alcuni li possiamo anche reclutare, però io per il momento o li recluto, naturalmente, o li facciamo fuori. Allora, aspettate un attimo, perché qua, come detto, già che ci siamo, ci liberiamo questa zona. Ci scassiamo le risorse che stanno. Aspetta, a parte. Uno degli obiettivi è qua. C'è questo qua. Questi li prendiamo. Le risorse prima le prendiamo un pochino. E poi gli diamo fuoco. Poi c'è lì sotto un tipo anche abbastanza incazzoso, da quello che sembra. Visivamente parlando, sembra. Certo, non abbiamo fatto una cosa stealth, eh. Così dovrebbe andare. Non è Devo informare stata per niente una cosa stealth, però a sto punto. Scusi, eh. So che faccia. Siamo qua che fare, lo lasciamo così. Abbia fede. Sbam. Noi spartani qua ti famo male, bello. Ok. E adesso penso che mi dedicherò a sto punto a migliorare quell'abilità che abbiamo appena sbloccato adesso con questo livello, che ci dà delle armi più affilate. Aia. E cariola. Ma lei, signore, viene direttamente dal mercato. L'ho vista. Che voleva fa qua?
Si è inserito mentre stavo aprendo a spada di questo. Ma scusi, non si fa così. Non si fa. Fatto questo, c'è un altro che ci dà la caccia lì adesso. In realtà la situazione per quanto riguarda le taglie si è fatta abbastanza complicata. Ora possiamo semplicemente pagare la nostra taglia o, vabbè, a parte ammazzare questi, o andare ad ammazzare quello che ci ha messo la taglia sulla testa. Però ora come ora vorrei, beh, prima di tutto cercare di capire sto cavallo che vuole fa. E poi andare dal... Scusate, dal tipo della missione per vabbè, completarla questa missione. Scusate. Ma è così. Allora, qua i voti li abbiamo truccati, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Fatto. Sei veloce. E che cosa ne farai? Li butterò in un pozzo. Ah, pare che sia arrivato l'ufficiale. Mi scuso per il ritardo. Ci sono prove di una tentata manipolazione del voto. Aia. Non preoccupatevi, gli Ostraca sono validi. I voti sono stati contati e Anassagora verrà ostracizzato. Ok, mi sa... ma perché non abbiamo fatto le cose stealth o... No, però ce l'avrebbe... Non lasciarti so. Andare facilmente nelle amicizie. Ma quando lo fai, coltivale. Sarà dura per me ora che Anassagora lascerà Atene. Eravamo piuttosto intimi, anche se lui era più vicino a Pericle. Strano che non fosse qui a difenderlo oggi. Pericle difenderebbe mi sta venendo il dubbio. Un caro amico? Certo. Comunque, Anassagora sembra contento dell'esito. Questa giornata ha portato più domande che risposte. Cioè, penso che in linea teorica... Hai detto che eravate intimi. È stato come un mentore per me. Ho avuto molti dei miei pensieri migliori conversando con lui. Chi sei tu? Chiedi a chiunque e ti risponderanno. C'è scritto. Socrate. Ma un nome non significa nulla. Sono oddio. Sono le nostre azioni a determinare... Sei abbastanza famoso, diciamo e così. Ogni azione ha un prezzo e delle conseguenze. Detto questo, tu... Chi saresti? Il mio nome è Alexios. Eppure non sento di conoscerti. Forse se non mi conosci, non mi conosci. In un altro modo. Vuoi conoscere? Non ci allarghiamo, Converrai con me che la conoscenza è l'unico bene a questo mondo. Vabbè, so di non sapere. Certo. Vabbè, sì, assecondiamo. Ogni mia ci sta. Scusa. Allora, in questo caso, siamo simili. Conoscere quando attaccare, che arma impugnare. O quando usare oddio, la ragione, non penso intendesse quello, però... Forse mettiamo in pratica il nostro amore per la conoscenza in modo diverso. Lo direi di secondo sì. Le mie esigenze. Sei chiaramente una persona che fa qualsiasi cosa reputi necessaria. Per dracme, forse, o per raggiungere uno scopo personale. Questo descrive molte persone. Sono curioso di sapere perché tu l'abbia fatto. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è a causa tua se il mio amico è costretto a lasciare la sua casa. Allora, non ci allarghiamo. Credo tu stia sbagliando persona. Dici di essere la persona sbagliata. Il più grande piacere della vita è conoscere se stessi. Anche se sapessi chi ha manipolato la votazione, non te lo direi. Io non ho mai parlato di imbrogli. Socrate, eccoti. Eccomi. Sei in ritardo. Ti aspettano tutti. Volevo assistere al destino di Anassagora, e l'ho fatto. Di loro che sto arrivando. Beh, sembra che la nostra conversazione sia giunta al termine, ma spero che non sia l'ultima. Chi può dirlo? Ok, intanto è aumentato... La taglia, cioè tipo... Adesso siamo al top quasi. Comunque, ecco, il dubbio che mi è venuto è: se avessimo fatto le cose esterte, la cosa sarebbe cambiata. Non lo so, penso che... Cioè, era... obbligata come cosa. Non saprei. Comunque, sta di fatto che allo stato attuale, come detto, la nostra taglia è piuttosto altina. Quindi si potrebbe andare da...
questo qui per ammazzarlo o pagargli la taglia, che adesso però è piuttosto alta, quindi onestamente anche no. E poi proseguiamo con quelle che sono le nostre missioni principali. Quindi a questo punto c'è questa qui che è arrivata a livello 17, però prima comunque era a livello 15. Va bene, ce la facciamo comunque nel prossimo appuntamento. Ragazzi, io vi rimando, come detto, a Instagram, la pagina Facebook, Twitch per le live, eccetera, eccetera. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Io vado un attimino a dare un'occhiatina a questo tipo, se magari riusciamo a... riesco a farlo fuori, magari me lo faccio per conto mio. Tanto sono comunque quelle zone dove dobbiamo, diciamo, conquistare, appunto, la zona, Tempio di Efesto. Anche qua mi sa che non siamo i benvenuti. No, assolutamente no. E vabbè, io non è che volevo andare al Tempio di Efesto, semplicemente era sulla mia strada. E va bene, come dicevo, ragazzi, mi raccomando, andate anche sul secondo canale se vi siete persi le live che abbiamo fatto in questi giorni su Assassin's Creed Odyssey e le missioni secondarie. E nel frattempo stiamo attirando l'attenzione, ma ci sta. Ok, no, anche qui no, naturalmente non è che si possa entrare. Va bene, sì, vediamo se ammazzo il tipo o no. Vediamo, dai, ci vediamo comunque al prossimo episodio, ragazzi. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale. Ok, l'ho attirato fuori e l'abbiamo fatto fuori. Un attimo è stata. Va bene, a posto, abbiamo tolto le taglie. Alla prossima.